Eccolo qua, un oggettino de gusto mi hai regalato. Tiè. Ma com'è che ha questo cattivo odore? Ma perché l'avevo buttato nel secchio della monnezza, Otello mio. Io ti avevo detto che devi portarlo sempre con te, altrimenti te ne pentirai. Oh, Otello! Rivela tutto il suo carattere geloso e possessivo, un inghe fissato col fazzoletto. E di questa sua debolezza approfitta il perfido alfiere Iago. Buonasera. Buonasera. Le navi per Cipro sono pronte, i turcobossi aspettano al varco. Che famo? Armiamoci. E partite. E partiamo naturalmente, tutti quanti. Qua si fa il governo o si muore. E quanto cori, aspettava almeno le elezioni anticipate, poi si vedrà. Avrò bisogno di un luogo tenente sul campo di battaglia. Ebbene, la mia scelta cade... Non c'è scelta, ce so solo io, all'orizzonte. Il mio luogo tenente sarà Cassio Occhetto. Grave errore. Eccomi, Otello. Se saremo uniti, la Quercia e il Garofano avranno la meglio sui turcobossi e sul Biancofiore. Ma chi te l'ha suggerito, sto giardiniere? Il mio portalance, Martelli. Ma quello te vuole rovinare, ma dai, 2000 lire mandala al bar a leggere se il Corriere dello Sport almeno non fa danni. Cassio Occhetto, come siete bonazzo. Desdemona! Ma ho detto! Com'è che non v'ho mai notato prima? E perché stava a bottega? Cioè, è in galera? Quasi, a bottega oscura. Sei invidioso, Iago, perché io sono luogotenente e tu no. Ma tu sei un poraccio. Cassio Occhetto! Macchino! Che arriva il Dodge in tutto il suo splintone! Facciamo le mani a tutte, soprattutto attorno a Testemona. Dodge, quanto siete bonazzo, pure voi. Ma che siete del Senegal? Testemona! Che cosa ci dobbiamo fare a chi sto Don Dodge? Lo dobbiamo scortegare vivo! Calma, scortegallo, ci pensano i nemici. Caro Otello, dovete partire per Cipro per salvare la Serenissima. Vado, Cassio, Iago, a me. E tu, Desdemona, prepara le valigie. No al piturro. No, perché? Ti aspetto al porto. Quindi deve fare quello che pensa lui, se no gli vengono le convulsioni. Io gli vado a sostituire la spada. Carissima donna Testemona, io ci devo fare una proposta. Ma perché non lascia da parte queste macho motto di fame e si mette con me? Io ho interesse né commercio, né le valli, né pizzo, calabro, nelle tangenti. Io ci posso garantire un futuro socio. Ci penserò. Mentre che lei ci pensa, perché non mi dà questo fazzoletto come si conto? Se poi Otello si inquieta. Noi lo facciamo! Ah, pure! Lo prende, Dodge. A me mi faceva pure senso. Malizia? Ah sì, è profumo d'intesa. Scega! Sei una scega! Ma ha detto scega! Scega! Ma che vuol dire scega? Oddio! Il Dodge mi si è fregato il fazzoletto! E adesso? Che dirà Otello? Entra ora in scena la moglie di Iago, collaboratrice domestica di Testemona, Ciriaca Demita. Su, su, su,
Sbrighiamoci che dobbiamo fare le valigie che si torna a Nusco. No, ma che Nusco, Ciriaca, si va a Cipro a difendere i confini dell'impero dai turcobossi. Allora bisogna portare due pomodorini irpini, qualche boetta di conserva, 7-8 cartoni di vermicelli. Ma come fai a pensare sempre ai vermicelli? E qua se non ci penso io al magnà, chi ci pensa? Andiamo, E caula bruoccoli. Pure de rape, caula bruoccoli, tutto, Va bene, allora prendiamoli, portiamoli. Indando al porto, Utello e Iago sono pronti per la partenza. Chissà com'è che ancora non si vedono. Ne avranno trovato traffico, ma c'avevano la gondola. Oggi in tutto il suo splintone. Facciamo le mani a tutte, soprattutto a Donna Testemona! Ad oggi, quanto siete bonazza, pure voi! Ma che siete del Senegal? Testemona! Che cosa ci dobbiamo fare a chi stu Don Doge? Lo dobbiamo scortegare vivo! Gamma, gamma, a scortegarlo ci pensano i nemici! Carotello, dovete partire per Cipro per salvare la Serenissima! Vado, Cassio, Iago, a me! E tu, Destemona, prepara le valigie. No, al pitur. No, perché? Ti aspetto al porto. Vedi che fa quello che pensa lui, se no gli vengono le convulsioni. Io gli vado a sostituire la spada. Carissima Donna Testemona, io ci devo fare una proposta, ma perché non lascia da parte queste macchie motte di fame e si mette con me? Io ho interesse nel commercio, nelle banche, nel pizzo, calabro, nelle tangenti. Io ci posso garantire un futuro socio. Ci penserò. Mentre che lei ci pensa, perché non mi dà questo fazzoletto come ricordo? Se poi Otello si inquieta. Noi lo facciamo! Ah, pure! Lo prende, Doge. A me mi faceva pure senso. Malizia? Ah sì, è profumo d'intesa. Scega! Sei una scega! Ma ha detto scega! Scega! Ma che vuol dire scega? Oddio! Il Doge mi si è fregato il fazzoletto e adesso... E adesso che dirà Otello? Entra ora in scena la moglie di Iago, collaboratrice domestica di Testemona, Ciriaca De Mita. Su! Sbrighiamoci che dobbiamo fare le valigie che si torna a Nusco. No, ma che Nusco, Ciriaca, si va a Cipro a difendere i confini dell'impero dai turcobossi. Allora bisogna portare due pomodorini irpini, qualche boetta di conserva, 7-8 cartoni di vermicelli. Ma come fai a pensare sempre ai vermicelli? E qua se non ci penso io al magnà, chi ci pensa? Andiamo, Caula bruoccoli. Pure de rape, caula bruoccoli, tutto, Va bene, allora prendiamoli, portiamoli. Indando al porto, Utello e Iago sono pronti per la partenza. Chissà com'è che ancora non si vedono. Ne avranno trovato traffico, ma c'avevano la gondola para o dispara. Eccoli. Grazie Cassio, Ocheto, di averci aiutato. Tutto quello che si fa per voi è un piacere, Desdemona. Vabbè, appoggia qua. Non è che ti sei fregato qualcosa qua a scusa degli albanesi, Io sono un uomo d'onore e poi non farei mai una cosa simile a una donna come voi, Desdemona. Io vi amo! Ma davvero? Che t'ho detto? È stato lui a regalargli il fazzoletto. Ma io faccio un macello! In guardia pedifraghi! È giunta la vostra ora! Ma cos'è? Metti il codeghino, che Capodanno è passato, e te lo tiri fuori così. Dov'è il fazzoletto? L'ho messo in lavatrice. Ti strozzo. Ma strozzo ci sarai. Alzi,
Qui si vuole percuotere una dama. Fate luogo. Chi siete voi? Il senatore Spadolin, patrizio veneziano. E dove alloggiate? A Palazzo Grassi. Ma perché siete in molti? Chiedete scusa, madama Desdemona, o vi infilzerò come un tacchino. E io come un cappone! In guardia! Ma con queste spade più che un duello non verrebbe fare un picnic. A tutti per me! A tutti per me si battono! E quanto a battere a te non ti frega nessuno. Se c'è qualcuno che si deve battere, quello sono io. Ma dai, che tu sei stato battuto pure troppo. Allora che succede? A chi si uccide per me? Ma nessuno, al massimo potremo strozzare qualche galletto lombardo. Se non ci strozzano prima a noi. E qua ha ragione il dottor Iago. Queste duelle cosa adeguate sono? Da servaggi, su, forza, avanti. Datevi questa mano. Io vi ho portato anche la bandiera bianca. Oh. Il fazzoletto? E come lo avete avuto? Chi sto? Lo cattai alla UBIM. Hai sentito, Otello? Vieni. Torniamo d'amore. È d'accordo, in fondo. La gelosia non è più di moda. Ma la mia non è gelosia. Che rodimento dei corna. Vieni, Otello. Balla questo tango con me. No, non è la gelosia, è la partitocrazia. Quando si acchiappano i posti io fremo perché quello più bello lo voglio soltanto per me. Lo voglio soltanto per me. Vado io, ninnella gelosia, perché adesso sta per arrivare un grandissimo ospite, ma che dico, un grandissimo cantautore! Lucio Dalla! Brava Morgana, brava, grazie. Ma adesso andiamo via perché sta per arrivare il vero Lucio Dalla. Andiamo, zio. Paga il mio braccio, non ce n'è. Sulle panchine in piazza grande, lubidubidubidobbi. Ma i mercanti poveri come me, qui non ce n'è. Cop come un vestito, dormo su erba, molti amici attorno a me. Innamorati in piazza grande, le loro guai, le loro amori, tutto so, sbagliati e no. Ah, modo mio, hai bisogno di carezza anch'io, libero da libero, a modo mio, avrei bisogno di pregare Dio, grazie. Bye.
chissà, chissà, domani. Su che cosa metteremo le mani? Si potrà contare ancora le onde del mare, forzare la testa, essere così seria, si sono rimani. Un grazie alle Pitufoline e a tutti voi. Bravo, bravo Lucio, bravo, 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 bravo. Dove vai Lucio, dove vai? Bravo, bravo, bene. E siamo così giunti alla finale del grande gioco dei politici. È il momento di chiamare qua i due finalisti che si affronteranno nell'ultima prova, quella che consacrerà il vincitore di questa puntata. Avanti gli onorevoli Andreotti e Craxi. Onorevoli, onorevoli, sapete già qual è la prova che vi attende. Voi dovete raccogliere fra il pubblico fondi per la vostra rielezione, come succede in America. A voi dunque convincere gli spettatori. Prego signorine, portate i cappelli. Bene, bene, chi comincia? Vado io. Hai fretta di incassare? Lo dico soltanto per affrettare i tempi. Tu sei un eterno indeciso, tu. Si vede da come governi. Meglio essere indecisi a tutto che decisi a niente. Prego, onorevole Craxi, su, cominci, ha un minuto di tempo per convincere la fila di sinistra. Pronto? Via! Meno 59, 58, 56. Signori, una parola pacata da un uomo che domani potrebbe essere il vostro presidente del Consiglio, o forse anche il vostro presidente della Repubblica. Ancora non ho deciso. Tira la monetina. Testa o croce? Croce o croce? Onorevole, onorevole, non raccolga, raccolga, raccolga. Signori, non vi chiedo un obolo, ma soltanto un anticipo su quanto guadagnerete eleggendomi. La parola d'ordine è una sola. Essa già trasvola dall'Alpi all'Iribeo. Vincere! Onorevole, ma se sto giro non raccoglie, non vince. Io mai. De Michelis, comandi, raccogli tu, come dite voi. Bene, ecco l'onorevole De Michelis che entra in campo, va verso la fila di sinistra a raccogliere i fondi. Prego signori, per la buona causa. Prego, raccolga, raccolga, onorevole, svelto, svelto. Noi signori la guardano perplesso, ma non gli ammollano niente. Venga, venga, salga, restituisca il cappello. Bene. Buonasera. Buonasera, grazie di essere venuto. Allora tocca a lei, onorevole Andreotti. Pronto? Via! Meno 59, cari amici, 56. Fare la colletta è sempre un fatto ambiguo, perché si ingenera il sospetto che uno poi si serva dei soldi per andare a fare una pizza. Ora, io sono già senatore a vita, quindi non potrei mai adoperare i vostri soldi per farmi rieleggere. È certo che questi soldi prenderanno tutt'altra direzione. Io almeno lo dico. Scusi, onorevole, onorevole, abbia pazienza, e il tempo è praticamente scaduto, raccolga per cortesia. Io mai. Cirino Pomisino. Meglio che raccolgo io, va, se voglio fare una lira. Oh, beh. Bene, bene. Beh. Ecco l'onorevole Andreotti che raccoglie quanto offerte, sì, incerte. Beh. Non gli è riuscita a convincere l'ultimo onorevole. Bene, bene.
ed ora bisogna che una mano innocente conti questi soldi. Morgana, vieni. Un attimo, facciamo i conti. Termini finanziari. Sì, infatti è il momento dei conti. Raccogli quanto parti dai più piccoli. Vai, vai, vediamo quanto ha fatto. 2000 lire, vai. 2000 lire, però c'è anche. Quanto c'è? 7000 lire. 7000 lire, poi. 10000 lire. 17000 lire. 27000 lire, rimettili dentro, Morgana. 27000 lire lei ha fatto, onorevole Craxi. Vediamo, l'onorevole Andreotti, raccogli i più piccoli. E che più piccoli ci sono qua? Ci sono solo 50000 e 50000. Bisogna solo controllare che non abbiano la matricola limata. No, sono tutti veri. Scusi, ma che se ce l'ha messi lei questi? No, non si può essere mai arrivato a tanto. L'onorevole Andreotti ha vinto di grande misura, è stato più convincente dell'onorevole Craxi, che democraticamente accetta la sconfitta. Prego, Bombò, Andreotti ha vinto, prego. Adesso ho veramente vinto. Bene, onorevole, non si distragga, noi vogliamo chiederle, come sempre, vogliamo rivolgerle la consueta domanda, onorevole, una domanda, come dire, seria per noi. Come vanno le cose da noi? Come si presenta questo 92? Bene, bene, andrà tutto bene. Con l'aiuto del buon Dio? Non ve l'ho mai negato. Bene. E allora, musica! Allo Battista, son la Marchesa, fammi sapere le novità. Mi devi dir come la spesa, e via al palazzo che si fa. Tutto va ben, madama la Marchesa. Mi sovvien, però d'una sorpresa, d'una sorpresa mi sovvien. Le devo dir che siamo all'osso e i conti sono tutti in rosso. Con tutto ciò, madama la Marchesa, tutto va ben, va tutto ben. Allo Battista, diamo una stretta, c'è troppa roba che non va. Togliam di mezzo la sigaretta e il contrabbando sparirà. Tutto va ben, madama la Marchesa, tutto va ben, va tutto ben. Le devo dir però, cara Marchesa, che una sorpresa forse avremo. Tutto sto fumo sparirà tosto, ma è già sparito anche l'arrosto. Con tutto ciò, mia nobile Marchesa, tutto va ben. Tutto va bene, madame la Marchesa, tutto va bene, va tutto bene. Tutto va bene, va tutto bene. Lo spettacolo non è finito, continua nel suo aspetto più vero, perché adesso abbiamo il nostro ospite che salirà sul palco. Bene, proviamo tutti di andare, grazie. E mentre arriva sul palco la macchina della La Bocca della Verità, questo elemento scenografico che ci consente di sapere se il nostro ospite dirà la verità o la bugia, noi preghiamo il nostro presidente di andare ad accogliere il vicepresidente della Camera dei Deputati, onorevole Aldo Aniasi, che ora sale sul palco con il nostro applauso. Buonasera, aspetti, si accomodi qua al centro, perché lei è al centro dell'attenzione, questo microfono non parli fino a che non gliel'abbiamo dato. Buonasera, onorevole. Buonasera a tutti. Qui ci sono, c'è il telefono al quale poi risponderemo. Io vedo su questa notizia di agenzia che lei, quando era sindaco, dico meglio, volevo cominciare allegramente, in un cimitero,
c'è un guardiano che non ha paura di nulla, tanto che insomma le anime sono un po' defunti, sono un pochino dispiaciuti, e addirittura una sera due scheletri si mettono d'accordo e dice: senti, facciamoci trovare, facciamoci vedere liberamente, e si mettono là e fanno finta di niente, vanno fuori e si mettono a fumare una sigaretta. Il guardiano quella sera passa e senza nemmeno guardarli gli dice: fumate, fumate, vi sono rimaste solo l'ossa. Lei, quando era sindaco di Milano, fumava 80 sigarette al giorno. All'inizio. E prendeva 15 caffè, dai 15 ai 20 caffè 20 volte al giorno. Poi da 3 anni lei è vicepresidente della Camera dei Deputati. Che cos'è che gli ha dato una calmata? No, devo dire, io non avrei vissuto tanto se non avessi smesso subito, appena eletto, di smettere, se avessi smesso di fumare, e poi successivamente ho preso i caffè e poi i superalcolici. E di raccomandare a tutti moderazione. Direi questo è un augurio che vorrei fare non solo a coloro che sono qui questa sera, ma a tutti gli italiani. Forse è troppo serio, ma visto che hai iniziato con i cimiteri, mi pare che forse è anche il caso. Una botta d'allegria, però anche diminuire il mangiare, no? Beh sì, anche la dieta, non c'è dubbio. Sì, è uno degli elementi più importanti. Lei. Superate le feste natalizie. Sì, d'altro canto, non tutti hanno la fortuna per smettere di fumare e di essere eletti, e quindi quelli che non sono eletti fumeranno, che sarebbe, no? Eletti in corsia. Sul corridoio. Senta, onorevole, qua veramente abbiamo delle notizie tutte quante sconcertanti e interessanti, ma il tempo stringe. E prima i deputati il barbiere non lo pagavano, adesso invece dovranno pagare 3.000 lire per farsi sbarbare, 3.000 per uno shampoo, 9.000 per tagliare i capelli, c'è tutta una tariffa. Ma la nostra domanda è: siccome pare che le ex deputate continuano ancora a ricevere una elargizione di 500.000 lire al mese per pagare le prestazioni di un parrucchiere del centro, un parrucchiere loro, in antitermini, la domanda vuole essere: continueremo a pagare noi le ex deputate, oppure si tingeranno i capelli da sole a casa? Io credo che sono privilegi che saranno aboliti tutti, e sì, credo che tutti quelli che vengono definiti privilegi, che sono in fondo tradizioni antiche che forse una volta avevano qualche ragione di essere, oggi saranno sicuramente abolite. Credo che anche le tariffe sono un primo passo, perché dovranno pure aumentare. Credo che dovranno tutti i deputati, d'altro canto oggi, non come un tempo, prendono lo stipendio che è sufficiente per vivere, quindi è giusto che paghino tutti i servizi qui previsti. Si possa dire che... Malgrado il progressivismo, diciamo che le tariffe delle donne sono le ultime ad essere toccate. Ma credo che adesso siano state soppresse anche quelle indennità. Bene, d'altro canto uno non è che può nascere pelato, poi se no, è come, poi io questo problema non ce l'ho, perché penso che Dio prima ha fatto le teste e quelle che gli sono venute male le ha coperte con i capelli. E ognuno, quindi, comunque, senta. Ci sono tante cose, abbiamo sentito di una nuova iniziativa che garantisce per gli onorevoli un poliambulatorio 24 ore su 24, cioè voi finisco di formulare questo problema, non ce l'avete, non rischiate di essere rispediti a casa agli ospedali perché avete un poliambulatorio là, il che è un vantaggio perché ci consente ai contribuenti di risparmiare l'ambulanza. Però da un'altra parte vedo che voi avete diritto ad una tessera annua della SIP fino a 2.000 telefonate nel nostro territorio, cioè li risparmiate da una parte e ve li ripiate dall'altra, o no? Ma c'è sempre tutto un po' di esagerazione. Sì, certo, perché abbiamo notizie. No, il poliambulatorio non credo che rimane aperto 24 ore, perché i deputati, anche poi a causa di un certo assenteismo di qualche volta siamo accusati, non ci stanno 24 ore sicuramente, anche più dirigenti non ci stanno 24 ore. Il laboratorio c'è ed è giusto che ci sia, perché oltre ai deputati ci sono i giornalisti, ci sono i dipendenti, ci sono circa 3.500 persone. E devo dire, visto che abbiamo incominciato in modo funebre, vuol dire che qualche deputato è rimasto anche lì sul tappeto a causa di qualche infarto, e spesso ha dovuto intervenire il medico e ha salvato qualcuno grazie alla presenza di un servizio medico. Ma mi pare che non ci sia paura, onorevole, perché vedo che per finire ha avuto una buona accoglienza il provvedimento che prevede il rimborso delle spese funerarie per i deputati ed ex deputati. Io spero di non usufruirne se non fra 30 anni o 40 anni. È 2 gennaio, non è 2 novembre oggi. Scusi, è arrivato il momento delle telefonate, scusi, venga qua.
per motivi di... ecco, grazie. Prego. Pronto? Ma pronto, la sentiamo un po' così. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, tanti auguri. Grazie, vuole rivolgere la domanda? Sì, sono Laura da Roma. Buonasera dall'onorevole, buonasera onorevole. Buonasera. Che cosa augura lei agli italiani di trovare nella cassa della Befana? Grazie, buonasera. La domanda era: che cosa augura agli italiani di trovare nella calza della Befana? Non ci dica che non ci sarà la Befana, perché sennò ne rimane male. No. Ma ci sono tante cose che potrebbero trovare nella... innanzitutto una buona decisione per quanto riguarda le elezioni. Ognuno scelga secondo coscienza, ma scelga nel migliore dei modi, perché poi si lamenterà se ha scelto male. Questo troverà nella calza una buona decisione per le prossime elezioni. Quindi ce lo dirà Befana chi dobbiamo votare. Scusi un attimo. Befana è una buona consigliera. Bene. Buonasera. Buonasera, scusi. Buonasera, volevo fare una domanda all'onorevole, per favore. Sì. Il recente decreto antifumo a poche settimane dall'elezione sembra proprio una pubblicità elettorale. Lei che ne dice? No, dico di no. Io direi fui molti anni fa, quando ero ministro della Sanità, proposi questo provvedimento, nominai una commissione e poi ho avuto tante vicende. Poi un ministro, sempre per continuare con così come abbiamo iniziato, proprio credo a causa del fumo, aveva proposto l'abolizione e lui morì di una malattia al polmone che è causa proprio in genere del fumo. Non potrà certo farla più approvare. Da allora abbiamo continuato, quindi non è una propaganda elettorale. Quindi ci sono buone probabilità. Anzi, credo che ci saranno anche molti italiani che sono piuttosto seccati. Io per esempio continuo a insistere perché alla Camera si è abolito il fumo non solo nelle commissioni, come è stato deciso anche dall'Assemblea, ma anche nel transatlantico, perché quando poi si apre l'aula il fumo entra e si finisce spesso per avere degli inquinamenti superiori a quelli che si hanno a causa dell'inquinamento atmosferico per le automobili. Senta onorevole, ma in tutto sto fumo un po' di arrosto c'è rimasto. Auguriamocelo. Presidente, lei fuma? Feci. Ah, bene. Scusate. Buonasera. 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 Buonasera e buon anno. Grazie. Sono Lino e chiamo da Roma. Oh, Lino, quanti anni hai? 13. Bene, poi vuoi fare la domanda all'onorevole Agnasi? Volevo dire all'onorevole che cosa stanno facendo per avere più verde nei quartieri. Per avere più verde nei quartieri, visto che nelle saccocce abbonda. Nei quartieri deve provvedere il sindaco o la giunta comunale, direi il Parlamento adotta delle disposizioni di carattere generale, delle leggi generali per quanto riguarda la difesa dell'ambiente. Credo che si sia fatto molti passi in avanti per la tutela dell'ambiente sul piano dell'ecologia. Credo questa è una domanda, direi, intelligente, fatta da un ragazzino certamente sveglio, che però deve rivolgersi al sindaco e agli assessori, sì, tramite possibilmente i suoi genitori e i suoi maestri. Certo, ma il sindaco a lei non gli dice niente, onorevole. È a Cortina, diceva il presidente che è a Cortina. Sindaco nostro, è a Cortina. Sindaco di Roma. Io che sono milanese sono a Roma. Senta, onorevole, grazie. Lei veramente è stato molto simpatico, molto cordiale. Ecco, volevo domandare, è consentito a un politico essere simpatico? Ecco. Ognuno è com'è, deve cercare di essere naturale. Ma si direbbe che c'è una legge per cui pensavamo fosse vietato. D'altro canto, il vostro spettacolo è uno spettacolo fatto di ironia, è fatto di satira. Ma lei ci onora molto. Un elemento della vivacità nella vita, anche nella vita politica. Sì, scusi, se mentre parla abbia pazienza, dovrebbe prendere il microfono con l'altra mano e cortesemente infilare alla sinistra. Sì, abbia pazienza. E perché la destra poi viene di spalle, è meglio non rivolgere mai l'eterga. Poi io volentieri uso la sinistra. Grazie, ecco, poi ecco, fa parte di una sua, ecco, se vuole infilarla tutta. E attenzione, perché le rivolgiamo adesso una domanda che prevede una risposta assolutamente sincera, altrimenti la bocca della verità rischia però di perderla questa volta, perché la domanda però perde la mano, perché sì, guardi, questo è pericoloso. Perderà la sinistra, d'altro canto dovrà adattarsi poi. Ma lui non forse diciamo no, che perde la sinistra. Senta onorevole, la domanda è questa: se abolissero tutte le tasse sul reddito dei parlamentari, lei sarebbe favorevole o contrario? Favorevole, per una ragione semplicissima. Sì. Che sarebbero come tutti gli altri cittadini e sarebbero molto molto meno criticati. Noi potremmo andare in giro con maggiore serenità.
Invece oggi molto spesso ci guardano un po' male. Sì, però lei è sereno e comunque. È certo. Grazie onorevole, poi può ritirare, come vede, indenne la mano. C'è stato un guizzo di rosso perché evidentemente l'inconscio lavora indipendentemente da noi. Noi la ringraziamo di essere venuto, la ringraziamo di essere così spiritoso. Grazie. E sorridente. Complimenti per uno spettacolo che è stupendo. Auguri a lei, grazie. Molto gentile, grazie. Sono... grazie. Il microfono bagnato di gloria. Una piccola dolcezza per ricordarsi di noi. La pungo perché dicono che le spille. Ecco. Dolcemente. Crencarame. Voilà. Sì, ecco. Grazie molto gentile. Ivan Companino. Guardi, c'è il suo presidente che. E noi siamo finalmente arrivati al momento. Al momento che vede concludersi questo programma e nel darvi appuntamento a giovedì prossimo, ci auguriamo con la stessa allegria, sempre su Rai 1 alle 20.40, noi facciamo partire la nostra sigla! I maestri del colore vi offrono i capolavori della pittura di ogni epoca in accuratissime riproduzioni di eccezionale qualità. Splendide tavole in grande formato per darvi tutta l'emozione di essere di fronte agli originali. In edicola le prime due monografie di Tiziano e Van Gogh a sole 3.500 lire. E ogni due settimane i maestri del colore sono anche in videocassetta col commento di Vittorio Sgarbi. Per averli a casa vostra basta andare in edicola. I maestri del colore, Fabbri Editori. Mamma, fa il pollo allo spiedo? Mamma, io solo verdure. Mamma, ho fame di dolce. Mamma, mamma, quante cose si chiedono alla mamma. E io? Io mi faccio aiutare dal forno a microonde Mulinex per una cucina leggera, veloce e con grill e girarrosto stuzzicante e croccante. Mulinex è con me da sempre. Qualche volta penso che sia un po' la mamma di tutte le mamme. Mamma, come fai a fare tutto? Ok, basta così. Ehi, qui ci vuole una carica. Ehi ragazzi, time out! Volete il ritmo giusto? Tè Lipton, perché dentro ci sono 20 tipi di tè, tutti affiatati con un'orchestra pimpante. Magical Lipton, per noi, numero uno. Sarà paura. No, no, sarà febbre. Meno male che c'è il mio uno. Vado. Contro i sintomi dell'influenza, contro la febbre e il raffreddore, Neo Uniplus, in una presentazione nuova in compresse. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali. Sei pronta? Dai laboratori farmaceutici Angelini. Hai dimenticato aperto il gas? Niente paura. Qui c'è Beghelli Salva la Vita. La lampada che con il suo sensore avverte la presenza di gas nell'ambiente. Contro le fughe di gas, Beghelli salva la vita. Buonasera, 7 morti accertati, almeno un centinaio di feriti e più di 100 autoveicoli coinvolti nei tamponamenti a catena avvenuti nel pomeriggio per la fitta nebbia sull'autosole tra Melegnano e Parma. La visibilità in alcuni punti era di appena 2 metri. Solo un'ora fa è stato riaperto il traffico nel tratto tra Piacenza e Milano, il nostro servizio. Numerosi morti e feriti nel pomeriggio per una serie di incidenti che si sono verificati lungo la carreggiata nord dell'autostrada del Sole fra Parma e Milano, in una giornata caratterizzata ancora da una forte cappa di nebbia. Il più grave degli incidenti è avvenuto a chilometro 71 in località Fontana Fredda, dove sono entrati in collisione e si sono rovesciati due autocarri tamponati da una quarantina di automezzi.
I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere 7 corpi carbonizzati. Da Marco Messeri, come ti comporti in situazioni simili nella vita? Sei geloso? Io non sono geloso. Non sono geloso, ma non perché per cultura svedese, non so, per pigrizia. E fermati un momento e dimmi dove sei. Nel film invece Tommaso è un uomo gelosissimo e quando Cecilia gli preferisce l'arbitro Giramondo Enea, impazzisce di dolore. Il rivale di Troisi è interpretato da Marco Messeri. Il suo Enea è un torsolo rubacuori che affascina le donne con le chiacchiere e la vitalità. Nella vita vera come ti comporti con i rivali in amore? Come il torsolo. Non ho mai avuto rivali in amore. Ho sempre vinto io, ho distrutto tutto. Poi mi levi luce perché sai che sono capace. E poi mi levi vino. Tra le capacità di suggestionare che ha il tuo personaggio c'è anche quella di sembrare un grande amatore. E come hai fatto a capirlo? Allora forse è legata anche. No, io questa cosa mi fa piacere e la trovo una gentile e sensazionale intuizione. Sì, probabilmente, effettivamente, può avere un po' la sindrome del bagnino, no? E il fascino del bagnino, cioè inspiegabilmente dei personaggi addetti a rubare cuori senza antifurto. Il mio rivale in amore sono me stesso, perché poi ognuno potrebbe mantenere il proprio rapporto se facesse delle cose, se non fosse, come dicevo prima, egoista al punto da perdersi, hai capito, certe situazioni. Ci creiamo un rivale, ma è solamente poi la materializzazione di tutte le mancanze nostre verso quel rapporto. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca. Beh, io penso che sia utile, perché dopo anche noi che facciamo 12 ore qua lavorando, quando arriviamo a casa la sera guardiamo cosa è successo nel giorno, perché in mezzo a tutti questi clienti parliamo, scherziamo, ma un po' di formazione ci vuole la sera, ecco. No, ma in generale sì, l'informazione veloce, che in poco tempo si riesca a capire cosa succede, ecco. Ottimista, vitale, intelligente, ama se stessa e l'ambiente, persevola il tempo, la libertà, le emozioni, è piena di energia e legge 100 cose Energy. Questo mese in regalo l'agenda 1992, tante idee per un nuovo vero benessere. Le grandi epoche della musica, dal barocco al novecento. In edicola la prima uscita, l'epoca romantica e Beethoven, con due CD, la quinta e la sesta sinfonia e tre memorabili sonate per pianoforte, a sole 9.900 lire. Le grandi epoche della musica. Pulse Menthol Ictus è la caramella balsamica che vi sorprende con un tipo travolgente e gran liquirizia, il gusto più nuovo di Holz. Ma come mi espresso? The best, maestro. Mio papà del cielo, qui si offre solo in meglio. Ma si può bere anche a casa. Tendance. Illy Caffè, l'espresso, è una vocazione. Hyundai è tecnologia mirata per darvi un comfort assoluto, prestazioni elevate e massima sicurezza. Una qualità garantita 3 anni. Hyundai è tecnologia applicata,
uno splendido esempio è la nuova Elantra 16 valvole catalitica. Hyundai, l'alternativa intelligente. Siamo tornati a Napoli, sul set di Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Alla fine di una giornata di riprese, Massimo Troisi ascolta dalla chitarra di Pino Daniele le prime note della canzone che diventerà la colonna sonora del film. Si chiama Quando e racconta l'inafferrabilità dei nostri amori. E vivrò, sì, vivrò tutto il giorno per vederti andar via. C'è chi si è innamorato ascoltando le canzoni dei Beatles e chi quelle di Lucio Battisti. Qual è invece la tua canzone d'amore? Una è Io lavoro e penso a te, insomma, che è nata in quel momento, ma in quel momento mi mancava l'amore al quale dedicarlo, insomma. Quindi poi, avendo trovato l'amore in fase più matura, ci siamo tutti e due affezionati a sta canzone, innamorati. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo cosa stai pensando. E una volta mi sono trovato in macchina con le lacrime a sentire Murolo che cantava questo 15 anni fa, insomma, non è che tutti i giorni mi metto a piangere. Te pensa, te chiamo. Io sono innamoratissimo di un autore italiano che amo tantissimo e che praticamente dal quale sono anche partito nel creare delle cose, che è Luigi Tenco. Secondo me è stato il più grande di tutti gli italiani. Ma comunque tutte le canzoni di Mina per me sono le più belle canzoni d'amore, sono di Mina. C'è un'altra è di Billie Holiday, che è I'm Fool to Want You, che è un'altra canzone che ho ascoltato con molto illanguidimento, insomma, insieme alla persona amata. Yesterday, boom, 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 è la musica, la faccio con la bocca. Far away, yesterday, e poi tutta questa melodia qua, insomma, no? Tutto su yesterday. È bellissimo. Non guardarmi adesso, amore, sono stanco. Le canzoni sono sempre state importanti nei film di Massimo Troisi. Il suo regista preferito è François Truffaut, che nel suo cinema mescolava baci rubati e canzonette. Nel cinema di Troisi musica vuol dire Pino Daniele. Si sono conosciuti oltre 10 anni fa e da allora sono inseparabili. Anche se Pino non è ancora riuscito a realizzare il suo sogno, interpretare una parte nei film di Massimo. Io vorrei fare Zorro, quella cosa del Zorro. Perché? No, tu fai un film sull'amore, fai Zorro. Dai. No, lui da normale l'idea confusa, la musica sì, ma... Perché? Non mi piace i carnavali, questo. Lo so, ma su un film d'amore non c'entra niente, Zorro. Ma perché a un certo punto... Ma non ti preoccupare, poi ci pensi io. No. Tu fai una canzone... Mannaggia, ma guarda... No, ma a un certo punto non puoi mettere un ballo in maschera. Sì, mo, a bella, io già sto girando la testa, ma non metto un ballo in maschera e ti fa fare Zorro. Ma lui è bello, non mi siete ancora, ancora. Tu dimmi quando, quando. 49 3 prima. Buongiorno. Io ero venuto perché volevo chiedere una chiudere il dovasse con gli occhi. Volevo. Tutto il film è disseminato di trucchi e giochi amorosi. Oroscopi, filtri d'amore, fatture per danneggiare il rivale, come quella che Massimo chiede alla fattucchiera napoletana Nuccia Fumo, e poesie d'amore. Tutta la troupe durante le riprese leggeva versi di Jacques Prévert. Quest'amore di Jacques Prévert,
quest'amore così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Quest'amore bello come il giorno e cattivo come il tempo, quando il tempo è cattivo. Quest'amore così vero, quest'amore così bello, così felice, così gaio e così beffardo, tremante come una paura e così sicuro di sé come un uomo tranquillo e il cuore della notte. Quest'amore che impauriva gli altri. Parliamo di giochi di identificazione amorosa. Per la tua compagna preferisci essere il principe azzurro, il lupo cattivo oppure Peter Pan? Ah, Peter Pan sicuramente, anche se credo che sia il meno auspicabile forse per una donna, perché sono vedi che riceve pochissime simpatie Peter Pan nelle donne, quindi a volte mi travesto da principe azzurro, qualche volta da lupo cattivo, però quando invece tutto funziona in un modo per cui una donna o un uomo sono nel momento del culmine della passionalità, per cui si accetta indistintamente il lupo Peter Pan o il principe azzurro, allora mi piace essere Peter Pan ed essere curato per Peter Pan. Che tipo di giochi d'amore ti piacciono e credi nei giochi di seduzione? Sì, mi piace molto farli, sia all'inizio appunto per conquistare una persona, per essere conquistata, per creare tutta una serie di complicità che sono necessarie all'inizio, così. E poi anche non soltanto all'inizio, insomma, è una cosa, sedurre, essere sedotti è una cosa che accompagna tutto il rapporto amoroso, secondo me, è una cosa che mi piace molto, una cosa molto, molto divertente, molto sottile, molto seducente appunto. Cari amici telespettatori, sono qui per dirvi che mercoledì 1 gennaio alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda un'edizione speciale del Gioco dei Nove. Ho talmente tanti ospiti che devo leggerveli, scusate. Avremo Andrea Occhipinti, Renato Pozzetto, Sergio Vastano, Ornella Vanoni, Maurizio Mosca, Francesco Salvi, Edwige Fenech, Massimo Boldi, sono 1, 2, 3, 8, 9, tu ci sei? No, perché ho dei problemi con la produzione di diaria. Loro... Ma come diaria? Dai, stiamo dando l'appuntamento, veloce. Che diaria? Qual è il problema? Vengo incontro io, qual è? Ho preso un panino a... Che panino? Al Motagrill di Cantagallo e loro non me lo riconoscono. Che panino è? Col cotto. Guarda, col cotto o col crudo? Col crudo. Vedi che non devi prenderlo col crudo, poi non te lo pagano? Però a Mosca glielo pagano. Fa niente, a Mosca sì, a te o no? Ci sei o no? Forse sì. Vabbè, forse c'è. Comunque, non preoccupatevi. Sembrerà un quiz, invece sarà un grande... spettacolo! È gusto, è leggerezza. Nuova Coca-Cola Light. Il gusto è tutto light. Ma io ti manco? E quando torni? Quanto presto? E a che ora? Sei delle selezioni. Dai papà, non costa così tanto. Un paio di caffè. Lunghi però. Ma non ti faranno male tutti sti caffè? Tre minuti in teleselezione da Milano a Palermo costano al massimo 2000 lire, quanto un paio di caffè. Allora ti manco. Ma quanto? Dai. When you're walking down the street, people turn and smile. You let them know that you're feeling good, you're feeling fine. Dietro, per piacere, per piacersi. Ehi, piano con l'acqua. Ma sto lessando le verdure. Più acqua usi, più vitamine butti via. E tu, come lo sai? Lo dice Vivi Natura. Sì, tanti modi naturali per vivere meglio. Dal cibo che mangi, ai rimedi che scegli, dalla ginnastica che fai, alle erbe che usi. Vivi Natura. Un benessere tutto naturale.
Il primo fascicolo e il raccoglitore sono già in edicola in offerta lancio a sole 1000 lire. Vivi Natura è una grande proposta di Agostini Idea Donna. Oggi da Domopak i nuovi cestelli, i contenitori in carta per il forno. Con i cestelli cuoci quello che vuoi senza che attacchi. Domopak, l'evoluzione domestica. Buona, morbida, balsamica. La pasticca del Re Sole. Buona, balsamica e senza zucchero. A Roma, fino al 2 febbraio, c'è un evento straordinario. La prima mostra antologica in Italia di un grande artista contemporaneo. Botero, al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Un evento firmato Renault Clio Baccarat. Renault Clio Baccarat, il lusso di passare inosservati. Buonasera, appena sarà finito il programma in corso, arriveremo noi con la nostra puntata capodannesca, ma capodannesca fino a un certo punto, perché poi torneremo anche il 30, quindi con ospiti illustri e, come è la formula, anche sconosciuti. Certo. Eh? Sì, salute signore, è tornato. A dopo. A dopo. Tu dimmi quando, quando ho bisogno di te, almeno un'ora. Per dirti che ti odio ancora, tu dimmi quando... Ma no signora, adesso l'ho spento. Adesso l'ho spento. Ma tu sei pazzo. Ma lo sai che è peccato mortale, una vita è sacra. E per che cosa poi? Per una cosa che tra un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, nemmeno ti ricorderai più. Te l'ho detto, caro Tommaso. Bisogna aspettare e passa. Non ci si uccide per amore. Basta solo aspettare. Aspettare. Allora io non mi uccido per amore, mi uccido per l'impazienza, va bene così? Che non ce la faccio ad aspettare. Accidenti all'ipocrisia, alla malinconia. Uno dei personaggi chiave di Pensavo fosse amore invece era un Calesse e Amedeo, l'amico del cuore di Massimo Troisi. Quello con cui ti sfoghi e ti confidi e al quale chiedi di telefonare alla tua ex fidanzata per controllare se è in casa. Amedeo è interpretato da Angelo Orlando, l'attore napoletano che ha fatto parte del grande circo felliniano nella voce della Luna. Non far del male a te. Senti, quando vedi un film, un grande film d'amore, un film romantico al cinema, in quale personaggio ti identifichi di più in genere? E che meccanismi hai al cinema con i film d'amore? Hai dei film d'amore che ami particolarmente, che ti hanno fatto piangere, sognare? Sì, film che mi hanno fatto piangere ce ne sono molti, ma sono sempre strani, tipo Una fidanzata per papà, e ogni volta che lo vedo, di Vincent Minnelli, ogni volta che lo vedo mi fa piangere. E poi io mi identifico soprattutto non nel rivale, non nel protagonista, nemmeno nella donna mi identifico, però certe volte mi identifico proprio in quello che passa. Niente, non ti preoccupare. Ma vatti a sedere un attimo, amore. Amore. Ah, no, cioè sì. Vieni, sì. Niente. Quando lei si è lasciata con Giorgio, stava male, si sentiva in colpa, no? E io le sono stato vicino, sono stato l'ho consolata, sono stato un po' il suo consigliere spirituale, no? No? E poi giorno dopo giorno ci siamo accorti che stava nascendo qualcosa. Stava nascendo qualcosa, ma è Giorgio? Giorgio è strano, l'ha presa male. Giorgio è strano, l'ha presa male. Quello è venuto a casa tua a piangere, che era lasciato da quello, se voleva suicidare, tu gli rubi la fidanzata. Giorgio è strano, Giorgio è normale. Ma il personaggio dell'amico del cuore non è nuovo nel cinema di Massimo Troisi. Vi ricordate i suoi duetti con Lello Arena in Scusate il ritardo? Dovevi essere tu a lasciare lei, tu hai fatto tutto il contrario, essa dovevi lasciare tu a lei, dai là e ci guardi, io volevo delle cose che non mi dai, vado da un altro che me le dà. Fila. È certo che fila, è certo, perché tanto per te l'amore, la passione sono cose che non esistono proprio, è vero. Il suo discorso funziona se vai dal salumiere, gli dici buongiorno, datemi una mortadella. Non ce l'ho, e vabbè, allora non fa niente, vado da un altro che me la dà. Che c'entra questo? Tanto mica sei innamorato del salumiere tu. A chi dedicherai questo film d'amore?
con la mia prossima fidanzata, che chissà che cosa sta facendo in questo momento. Dimmi quando, lo sai che non ti avrò sul tuo viso, sta per nascere un sorriso. Lasciarmi soffrire tranquillo, gli chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa, no, voglio solo soffrire bene, mi distraete, non riesco a concentrare. Con voi qua non riesco, tu che... Capito? Soffro male, soffro poco, non mi diverto, non c'è quella bella sofferenza, voglio stare proprio soffrire, capito? Voglio stare, ma tu mi distrai, te ti pare niente che stai qua, mi distrai. Come quell'altra è bionda però, non è Francesca. A come amore, C come Calesse, siamo tornati al punto di partenza. Nel film Tommaso insegue la fidanzata perduta e quando la riconquista scopre di non amarla più. La storia di Tommaso e Cecilia, di cui non vi sveliamo il finale, insegna che è più facile rimpiangere l'amore dopo che lo si è perduto o idealizzarlo prima di raggiungerlo. E probabilmente dovremmo fare più attenzione anche alla parte centrale invece, perché è lì dove poi ci si dice ti amo, amore, e non vorrei che proprio lì, capite, fosse proprio la parte più menzognera, no? Invece all'inizio, dove poi una donna difficilmente ti crede, dice ti amo, dice ma come mi ami? Mi conosci da due giorni, ma dai, non è così, non è vero. Quando poi finisce è uguale, uno dice ma com'è possibile, è finito dopo tanto, ma non ci credo. E invece poi forse la bugia era in mezzo. Ecco, l'amore è questo. Quando una persona sposa completamente i pensieri, i sentimenti, i gusti dell'altra, quando tu per lei sei perfetto. Capito? E lei a te? Ti vede perfetto. Sì. E tu cosa scriveresti alla voce amore nel tuo alfabeto dei sentimenti? Scriverei proprio l'amore non è, perché l'amore può essere talmente tante cose, talmente tutto, talmente tante contraddizioni, che io credo di aver fatto questo film proprio perché ho difficoltà a terminare una frase del genere, l'amore è. Arrivederci a questa sera. Eppure gli ultracorpi amorosi continuano ad invadere la nostra vita e basta una vecchia canzone per interrompere la noia e la fretta di giornate troppo uguali, per farci sognare che sia di nuovo amore e che non sia soltanto un Calesse. Non farci caso, se ancora puoi. Do you change it, your boy, seen in me, okay. Do you tell me, is I your whole, I need you, okay. Is it hold for the play, shall I come back again, I need you. Are you lonesome tonight? Bravo, bravo, cari amici, dopo una breve pausa torna con noi il Maurizio Costanzo Show. Prima però di lasciarvi in compagnia dei suoi ospiti, voglio ricordarvi che domani alle 20.40 trasmetteremo Sabato al Circo. Gerry Scotti e Cristina D'Avena condurranno l'allegra serata sotto il tendone. Ma ora eccovi il Maurizio Costanzo Show. A più tardi. Kenzo presenta il Maurizio Costanzo Show. Kenzo, ça sent bon. Buonasera, ben trovati al Teatro Parioli. È tornato anche Bracardi, che per alcuni giorni si è voluto fare quello malato. Vabbè, ma insomma, ecco, è tornato benissimo. Si può anche applaudire. Allora, vorrei ricordarvi, e non lo fare più, vorrei ricordarvi che ancora... Che stai? Ci ha portato i regalini? No, ci ha portato i regalini, ho detto. No, il signore, vedevo che...
c'ha tutti i pacchetti, non ha fatto in tempo a scattarli tutti questi ieri, l'altro ieri. C'è ancora dei pacchetti, non gli importa niente. Vabbè, che c'ha dentro quei pacchetti? Per curio, scusi, eh? Siamo tutti presi dalla sindrome. Eh? Un'agenda? Ah, non è riuscito ancora a aprirli tutti i pacchetti. Quanti ne ha ricevuti? Perché se ci è arrivato fino a teatro con tutti i pacchetti. Eh? Bene, complimenti. Un'agenda, chiama agenda, è la Bibbia, è enorme. Ecco, poi qui è una cravatta, gli hanno regalato pure. Ecco, una cravatta, io non sono pratico di cravatte, però le riconosco dalla busta. Bene, bene, scriva per l'albero. Allora, dunque, chissà se lo sa che sta in trasmissione. Allora, qui al teatro, secondo me, no. Lo sa che stiamo al Parioli, sì, che stiamo facendo una registrazione televisiva, sì? Lo sa, sì? Sì, stiamo sì. Facendo, bene, vabbè. Allora, al Teatro Parioli, dove ancora tre repliche di figurine con Alessandro Benvenuti, cioè vale a dire venerdì, sabato e domenica, e poi il 31 Alessandro Benvenuti debutta con Benvenuti in casa Gori, che è stato un grande successo di teatro, questo è il quarto anno, la 250esima replica, qui al Parioli, solo per due settimane. Andiamo a cominciare, sipario. Dal Teatro Parioli in Roma, il Maurizio Costanzo Show. Bene. Allora vogliamo ricordare che essendo venerdì noi ringraziamo il nostro, attraverso l'immagine di Valentino Tocco, cameraman semovente, il nostro regista Paolo Pietrangeli, cameraman, i tecnici nel senso generale, vale a dire microfonisti, elettricisti, macchinisti, la redazione, la produzione, la sartoria, il trucco, l'assistente di studio Alessandro Ricasoli e gli operatori di emissione di Canale 5 Milano Segrate. Grazie. Due sono le iniziative in questo periodo di festa. Fermo, non fa ridere nessuno, rimetti a posto l'applauso, non è una cosa, non serve. In questo periodo di festa abbiamo un piattista, il più giovane piattista della banda di Collepardo, si chiama Luigi Bartolini, che saluta gli ospiti, eccolo qua. Dunque, come il signore in prima fila che c'ha i pacchetti stava già riempendo infatti il suo foglietto, vi sono stati dati dei foglietti sui quali dovreste scrivere perché dovremmo dare a voi un albero anziché a un'altra persona. La redazione, a proprio insindacabile giudizio, dirà quali avranno diritto a una magnolia, stasera sarà una magnolia, però voi dovete mettere nome, cognome, indirizzo, telefono volendo, noi ve la mandiamo la magnolia alla persona che sarà scelta, però lo mandiamo anche a controllare dopo qualche mese per vedere come vi comportate con l'albero, perché noi regaliamo come trasmissione questi alberi a patto che poi la persona che lo prende lo tratti bene, altrimenti sarebbe assolutamente inutile, no? Lei ha già riempito il foglietto? Ah, due addirittura, cioè lei è venuto nel pomeriggio, già si è preparato e ha fatto con i pacchetti, va bene. Allora, i nostri ospiti, oltre ad alcuni nomi, abbiamo alcune lettere, perché riteniamo che questa sia stata la chiave di questa trasmissione nell'anno che fra pochi giorni si conclude. Noi adesso siamo a venerdì, ci vediamo questa sera, poi ci vedremo lunedì, poi non ci vedremo il 31 e poi ci vedremo il primo dell'anno. Ecco, vogliamo ricordare attraverso alcuni ospiti proprio la chiave della partecipazione del pubblico a questo programma, chiave rappresentata sostanzialmente dalle lettere, con una lettera molto dura che ci ha mandato una giovane donna nata a Treviso ma che vive a Vicenza, per parlarci del padre e dei problemi che il padre ha. La signora Anna Casagrande. Hai avuto bei regali? Che ti hanno regalato? Mi hanno regalato una macchina fotografica. Una macchina fotografica? Poi? Uno slittino per la montagna. A Collepardo c'è la neve? No. Sì. Però sì, volendo poi. Uno slittino per la montagna e poi? E poi una calcolatrice. Pure. Beh, insomma, buone, no? Poi adesso devi venire a Befana pure.
Va bene, allora Luigi ha avuto questi doni, a 23 anni è diventato noto in questa trasmissione essendo praticamente un ex balbuziente, perché con un metronomo è riuscito a risolvere i suoi problemi. Il problema che c'ha adesso è che forse lui rimpiange il fatto di quando era balbuziente, perché è assediato da persone che vorrebbero fare affari con questo suo sistema, questo suo metronomo, per riuscire a non balbettare, quindi vive secondo me delle angosce, non dico pari, ma si avvicinano a quelle che viveva quando era balbuziente. Giuseppe Coppola. Metronomo a posto? Messo a posto, perfetto. Sì, già scandisce tutto regolare. Sì, sì, no? Già è tutto a posto. Ecco, ma è un po' più grande, sì, del solito, come mai? Sì, perché c'era... Il nostro amico lì non ha fatto uno più piccolo. Sì, era stato creato però in tempo troppo breve, quindi non era ancora affidabile per darmi più sicurezza. A me, appunto, abbiamo preferito di usare questo vecchio. Sì. Va bene, ne parliamo fra non molto. Altra lettera, una ragazza di 21 anni, di Salerno, che però sta a Roma, e vende enciclopedie alla stazione Termini, e mi ha scritto una lettera per dire: io sono uno di quei fastidiosi personaggi che fermano, importunano per vendere le enciclopedie, ma riconosciamo tutti, ma insomma non è che siano poi fastidiosi e importunino. Però lei, tra l'altro, su questo c'è scritto anche un libro, o vorrebbe scriverlo, sta scrivendo un libro proprio su chi conosce il mondo della stazione Termini. Michel Clarizia. Da ieri, cioè dal 26 di dicembre, c'è una bella iniziativa congiuntamente fra Rai 2 e Radio 1, una iniziativa per i non vedenti, in qualche modo è parente di una che abbiamo noi fatto per due volte, che riguardava i non udenti, cioè fare questa, come dire, questa traduzione simultanea della trasmissione per le persone che non sentono. Abbiamo invitato qua il direttore di Radio 1, che ci racconterà proprio questa iniziativa, ripeto, che è cominciata ieri e continuerà. Gianni Baldari. E ancora, 17 anni, Nettuno, un'altra lettera, ama il baseball, sostiene che il baseball è nato a Nettuno, insomma questo mi pare un po' azzardato, però in Italia forse sì, oltretutto la squadra di baseball del Nettuno ha... In genere, cioè, ma poi c'è solo quella di Nettuno, no, altre, sì, eh? Sì, va bene, parliamo, poche ce ne sono, però a Nettuno c'è una forte così, passione per il baseball. Ma comunque questa ragazza ci ha scritto una lettera sulla gioia di vivere. Federica Cianfriglia. Perché quante sono le squadre? Circa 12, penso. 12 squadre? A uno, penso. Ma il Nettuno vince sempre? No, quest'anno per esempio ha vinto il Parma, il campionato italiano. Non ha vinto nessuno. No, non ha vinto nessuno. Lei gioca a baseball? No, non c'è una squadra femminile di baseball, altrimenti sarei stata la prima. Però è un'appassionata di baseball. Sì, sì, ma io dormirei anche a campo sportivo per questo. Lei? Dormirei anche a campo sportivo per seguire tutte le partite di baseball, insomma. Vabbè, perché ci sono le partite tutte le ore, no? Ma sono quelle notturne, ci sono le partite notturne. Ecco, lei starebbe lì, gli piace il baseball. Ah, appassionata. Ecco, ma lei dice che gli americani sono sbarcati a Nettuno, non ad Anzio, dice lei. Ma questa è una vecchia polemica. Senta, io non è che dico, cioè, si dice che sono sbarcati ad Anzio perché... No, ma anche porto... lì da Anzio casca tutto qui. Se no, no, guardi che, cioè, la rivalità tra Anzio e Nettuno non c'entra nulla, perché sinceramente ormai è una cosa... Dove sono sbarcati gli americani, Anzio o Nettuno? Il primo sbarco l'hanno fatto a Nettuno. Ma io sapevo ad Anzio. Papà, dove hanno fatto il primo sbarco? L'hanno fatta a Anzio, no? Anzio, dica lei. A Nettuno, sulla spiaggia di Nettuno. Ma questo diciamo che sicuramente sono sbarcati nel porto di Nettuno. Se ci fosse un anziate direbbe comunque, ad Anzio. Anzio e Nettuno la stessa cosa, è tutto un è paese. Uguale, no? È uguale, no? Cioè... Siamo nell'Europa Unita, insomma, non è che facciamo queste distinzioni. Però è una precisazione storica, insomma. Storica che ci andiamo a fare. A Nettuno. Adesso a me mi arriverà un fax del sindaco di Anzio che mi dice che invece è successo ad Anzio. Comunque, altra lettera è la...
figlia di un grande ritrattista, scomparso nel 1989, Pietro Annigoni, e ci ha scritto per il piacere di venire, anche per un altro motivo, siccome è un po' ingrassata, siccome io avevo detto più volte che il mondo si divide fra quelli che seduti possono accavallare le gambe e quelli che non possono accavallarle, lei si è sentita affratellata e ha detto anch'io non posso accavallare le gambe come lei, cioè come me, che è una forma piccola di handicap. Maria Ricciarda Annigoni. Prego. Cosa stia facendo in questo momento non lo so, perché è appena arrivato, quindi non ho fatto in tempo proprio a parlarci. Credo che stia facendo teatro, ecco, un testo di Vincenzo Cerami accanto e per la regia di Luca De Filippo, forse La casa al mare, La casa al mare, Lello Arena. Poi ho letto che vuoi fare televisione, che... No, dico, meno male che quando non ci vediamo sai tutto di me, è meglio, la prossima volta vengo proprio in ritardo, dopo un quarto d'ora, così è sicuro. L'hai fatto. Un grande successo teatrale, una ripresa, perché c'era stato già questo testo, Caro Bugiardo, è stato fatto da Rina Morelli e Paolo Stoppa molti anni fa, è un successo in tutto il mondo, quest'anno è stato riproposto da una ditta famosa nel teatro italiano e sta andando molto bene, adesso è sospeso per effetti natali, poi riprenderà al Teatro Manzoni di Milano e proseguirà fino ai primi di marzo sempre lì al Manzoni. Caro Bugiardo, della ditta Proclaimer Albertazzi, Giorgio Albertazzi. Ogni 15 giorni, quindi è la volta giusta, ci viene a trovare per parlare, è una triangolazione, possiamo dire, fatta di pittura, di poesia e di musica. Vittorio Sgarbi. Eccoci qua. Ecco. Hai imparato tutto, Guarda, ha imparato tutto da voi, cioè che non ci si siede finché l'applauso dura, perché allora se uno non si siede la gente continua ad applaudire. Una volta Paolo Stoppa rimase sulla porta di questa trasmissione per 5 minuti, non andava né avanti né indietro, la gente continuava a applaudire. Per educazione continuava a applaudire. Perché è così, no? Sì, sì, sì. Io mi siedo. Perché non li fai? Non lo faccio perché... Però scusa, a me mi dispiace, però ti dispiace ritornare in quinta, io voglio fare un ingresso tuo. Perché insomma, senza nulla togliere a Vittorio. Ma c'è anche un modo, ci sono diversi modi anche di guardarli, di sorridere. Non lo faccio, facciamo un po' di ingressi, vai. Sono obbligato io. Allora, pronto, sei pronto? Giorgio Albertazzi. Ma ce n'hai un altro? Volendo ce n'è un altro? Sì, sì. Sì, vai. Dai, facciamo un altro, facciamo un altro ingresso. L'altro è tipo Edoardo. Facciamo tipo Edoardo. Lì. Siamo pronti? Siamo. Sì. Pronti? Sì, voi siete pronti, sì. Bene. Giorgio Albertazzi.